Buona Mina Amalfitano della nuova Graziella 2023 di Procida. Allora, emozionata? Molto. E ti aspettavi questa vittoria? In realtà no, veramente però tutti no. Tutti hanno visto la tua bellezza, la tua bravura e quindi hanno fatto, diciamo così, quasi la tua vittoria una sicurezza. Grazie mille. Penso sia una vittoria generale, ho visto le altre Grazielle molto felici per me. Sì, stasera tutte belle le Grazielle, tutte sì. Simpatiche. Ringrazio Carlo, anche se scappa. Ci presentiamo il tuo partner. Carlo, non così. È un mio amico d'infanzia, ci conosciamo da tutti gli anni, ho condiviso la maggior parte delle mie esperienze con Carlo. Mi ha sopportato soprattutto e quindi sono felice che sia qui. E hai fatto una dedica speciale per questa vittoria? A mia madre, certamente, che non c'è più, ma so che è fiera di me, che mi sta guardando e conservo tutti i valori che mi ha trasmesso, tra cui le mie radici. Grazie. Grazie. Tanti auguri. Grazie mille. Chi c'è? La Graziella del 2023 è Amina Amalfitano, come lo vuole. Amina. Guarda qua, tu oggi mi hai detto che bella cosa questa, guarda qua lei che piange. Dai. Piangiamo io e lei. E tu sei fidanzato? Amico. Che? Amico. Ogni anno qualcuno dice sono amico, poi si sposano, fanno 10 figli, ogni anno li sto guarda, crescendo. Guarda, l'assessore ti porta i fiori, Amina. Sì, da dove sei? Senti come Sean per la Graziella 2023. Vai! Piedi. Tutti in piedi, Giosi della Ragione, in piedi. Lucia Sordini, in piedi. In piedi, per forza. Le altre concorrenti, le altre Grazielle, dalla prima all'ultima, comunque bellissimo, ringrazio Ilaria, che bello, su questo palco, veramente grazie, la resistenza di conoscere non l'avevi mai fatta, Carlo per essere qui, per un po' titubante, ringrazio Raffaele, Elisa, tutte le persone che ci sono state sempre vicino. Assunta per avere avuto una calma, una passione nel sistemarci i crespi, nel controllarci i vestiti, le scarpe. Ringrazio il mio padre, il primo padre a vestire una Graziella, sono veramente onorata. Papà sei il primo, ricordatelo. Ovviamente dedico questa vittoria a mia madre, spero che sia fiera di me. Devo ringraziare ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato. E non so che altro dire, però sono un po' emozionata. Allora, la bellezza della Graziella è che parte da un presupposto. Voi non votate la loro bellezza estetica, che c'è sempre, sono tutte belle, ma poi sono tutte belle le Graziella. Ma votate quello che hanno da raccontare. E questo è l'unico metodo che abbiamo per combattere un'ignoranza imperante che rischia di farci finire veramente male. Quindi viva la Graziella e i suoi valori! Grazie! Brava Amina! E questa serata si conclude qua, domani ad arricchire questa 73esima edizione Aspetta, però posso fare una cosa? Tanti auguri all'assessore al turismo Costagliola che ha compiuto gli anni ieri, quindi quasi insieme a Peppe Barra. Hai capito che culo che hai a nascere quasi insieme a Peppe Barra? Assolutamente sì, è una grande gioia. È un grande acqua chiamare il maestro Corrillo per l'etimologia. Signori, buonanotte! Grazie a tutti! Ciao!